Buonasera a tutti, buonasera, buonasera miei cari amici. Questo è il vostro paesano Rino Zaurini. Benvenuto al mio canale, Soccer Forever per sempre caccio. Di che cosa vogliamo parlare? Eh, C'è tanto da parlare ragazzi. E soprattutto quello che è successo ieri. Volete sapere la mia? Adesso vi dico la mia, perché io ho sentito riff, di Raff e altri ma questa è la cosa naturale, quando succede qualcosa contro di noi o un po' di favore a nostro, è la fine del mondo. Allora, prima di tutto, la, il primo rigore non dato, la, la mano di Danilo, quello è rigore. Punto. Cioè, la regola involontariato non esiste più. Di quello che so, che io ho parlato con un amico mio che fa l'arbitro, ha detto che quello era rigore. Quello di Bonucci, è vero che ha fatto la tirata a can fu, uh -huh -huh -huh, però per regolamento lui ha toccato la palla e il giocatore vero ha toccato prima. È stato fortunato Bonucci, sì, che poi il VAR ha cercato e ovviamente l'arbitro ha tolto. Però, parliamoci chiaro ragazzi, quello di Smiling contro di noi uh, a Roma, quello non era rigore, quello non era rigore, però uh, va bene. Succede a noi ieri la fine del mondo. Uh, quello contro l'Inter, con la mano di cui il De Veril ha preso con la mano... Danilo. Ah, quello quel Va bene, gol annullato. Cioè, io, io, boh, io, non ho parole, ragazzi. Cioè, quando succede a voi, va bene. La Fiorentina Inter è rosso di, eh, di Marco. Quello non si conta, quello è, non era rosso. Per carità. Uh, a Napoli hanno dato un rigorino regalato. Eh, ma quello è il rigore. Eh, chi altro? Milan, quante cose ci hanno notato. Però succede a noi, adesso siamo ladri. Prima di tutto, ieri la partita, come sapete, a me non mi è piaciuto. Eh, questo è Allegri. Piace o no, Allegri ha vinto con l'orto muso. A me mi piace, no, non mi piace. Però i tre punti sono tre punti, per carità. Siamo tornati in ladri? Non so. Prima di parlare, pensate alla vostra squadra. E gente, youtube che dicono uh, se io fossi da Juventus non gioire tanto. Ma voi che avete vinto il Riff e il Raff e va tutto bene. Cioè, siamo, parliamoci chiaro. E poi la gente mi dice che sto difendendo Allegri. Io Allegri non lo difendo. Anche se mettiamo nel caso. Vinciamo lo Scudetto. Non è che io dirò grande Allegri. Io sono onesto, ieri la partita abbiamo fatto schifo perché la partita con il Verona dovevamo vincere di più, no? In quelle maniere di merda. Ok? È vero, abbiamo vinto 5 partite di fila, 0 gol subiti, quindi silenzio, e noi siamo qua a parlare. Cioè, ragazzi, eh, sì. Abbiamo preso i tre punti, però il gioco non mi piace. Poi signor Danilo, eh, Alessandro, chapeau, come ha detto Allegri. Eh, non la muta, ci deve dare perché lui ha fatto un, un fallo, non faceva quel fallo, era gol. Hanno rosso, ma quello è giusto, è giusto. Quindi è inutile che stiamo qui a parlare, può chiamare me ridicolo, pensateci bene ragazzi, pensateci bene, perché io dico le cose come stanno, cioè ieri la partita non era buona, e io sono prima a dirlo, quindi che ti posso dire, però stiamo attenti perché se vinciamo con la Lazio, sono sei partite, e sicuramente se il Milan perde, noi siamo secondi, Purtroppo, con Signora Allegri, questo è l'ortomuso vince ancora. So, anyways, guys, my two cents in English: this is the way I look at it. Yesterday, the first penalty kick, uh, rigore, let's say, di Danilo, that was rigore. Punto. Yes, Bonucci ha fatto la cagata. Like, it was impressive because he did a kung fu kick, but per. Uh, rule It wasn't uh, Rigor So guys Because I've been hearing that we're ladri We're this and that Well if it happens to other people It's okay but if it happens to us It's the end of the world And like I said yesterday I wasn't really happy about the game Yes Five wins uh, Zero goal With us Complimenti, but at the end of the day, of course, a game like Verona, we should have won more than 1-0, because that was, you cannot suffer in a game like Verona, as Juventus. La Allegri, he's back, he's back with this old term like him or hate him, and it is what it is. Is he going to win the Scudetto? I'm, I don't know. all depends on how Napoli is going to do in the other teams. Because You can't always be lucky because sometimes, as I did, said on my la live video, with the luck it can screw you. Queen D. that's all I have to say, guys. My two cents in English. So please subscribe to my channel, iscrivete sul mio canale, ragazzi. Mettete un like, uh, put a like, uh, download one football, scaricate one football, and ci sentiamo presto. 悄悄为雨。Ciao, ciao,